estate cruciale, giornate professionali che presentano un futuro che è pieno di ottimismo, almeno qui ci si è visti di persona, le sale si stanno riempiendo, stanno reagendo. Ecco, Lucky Red cosa presenta in questa ripartenza nei prossimi mesi? Ma innanzitutto una considerazione di ordine generale, la cosa interessante è che ci stanno moltissimi film e molti film belli, molto diversi tra di loro, ma c'è una quantità di prodotto di grande qualità. Molti film che sono stati ritardati naturalmente nell'uscita, e questo anche un po' per noi abbiamo tenuto tutti i film migliori, alcuni erano nei festival scorsi come Supernova, che era al Festival di Roma, un bellissimo film, una storia d'amore fra due uomini, Colin Firth e Stanley Tucci, due grandissime interpretazioni, molto emozionante. Poi abbiamo il film che era a Venezia di Umberto Pasolini, Nowhere Special, una storia d'amore, la storia fra un padre e un figlio, anche quello ha emozionato moltissimo, le critiche sono state molto molto belle. Abbiamo un altro film italiano che è L'Arminuta, perché considero Pasolini appunto italiano. L'Arminuta è il film di Giuseppe Bonito, tratto dal bestseller della Pietrantonio, che ha venduto 300.000 copie. E L'Arminuta vuol dire La Ritrovata, la storia di questa bambina che viene praticamente abbandonata due volte, una volta adottata a 6 mesi da una famiglia e poi riportata alla famiglia originale, per cui è un viaggio dalla città alla campagna, da una famiglia agiata, una famiglia povera, questo trauma con dei fratelli sconosciuti che dormono con lei e una sorellina di nome Adriana che sarà invece quella che la prende per mano e l'accompagnerà in questo, diciamo, sconvolgente ritorno a casa. Poi abbiamo il film, la commedia che doveva uscire a Natale, Io sono Babbo Natale, di Edoardo Falcone, con il grandissimo Marco Giallini e il grande Gigi Proietti, questo è il suo ultimo film. Usciremo il 14 di ottobre, un film di Natale a ottobre, ormai lo sappiamo, le stagioni non sono più quelle di una volta, per cui dovendo adattarci, perché doveva uscire la stagione scorsa e ci saranno altri film di Natale, usciamo in anticipo. Altri film che abbiamo sono un altro film di nostra produzione, che è il film di Marco Martani, La donna per me, una commedia, la storia di un ragazzo che si sta per sposare, interpretato da Andrea Arcangeli, che alla vigilia del matrimonio ha tutti i dubbi del mondo e dice: che cosa mi perdo, che cosa mi sto perdendo, quante possibilità di incontri di ragazze mi sto perdendo. Quella sera va a casa, qualcosa succede, si risveglia la mattina e il sogno si è realizzato e ogni mattina si sveglia con una ragazza diversa, ma questo sogno piano piano diventa un incubo perché vede allontanarsi l'amore della sua vita, che era la Mastronardi, è l'attrice che interpreta Laura, che piano piano ha un ruolo leggermente diverso, fino al punto in cui si sta per sposare con il suo migliore amico e lui è il testimone di nozze. Lì però naturalmente, come in tutte le commedie romantiche, ci sarà un happy ending. Un altro film che voglio citare, che non è distribuito da noi ma è una nostra produzione, è forse il film italiano più atteso dell'anno, che è Freaks Out, il film di Gabriele Mainetti dopo G. Grobo, produzione colossale. Il film uscirà il 28 ottobre, è distribuito come dicevo da 01 ed è veramente un film straordinario, un fuori classe, un fuori serie. Già il trailer circola e sta avendo molto successo. Questo è un po', diciamo, l'offerta nostra di autunno che avremo. Un ultimo film che voglio citare è il film di Giona Scarpignano, che dopo Ciambra ha diretto questo film a Chiara, che era alla Kenzen di Cannes e ha vinto lì un premio Europa Cinema. È un film straordinario, è un film, un grande salto per questo regista che è veramente un talento. Attori non professionisti e la storia di questa ragazza che scopre che la sua famiglia, il suo padre in particolare, è un pregiudicato e si trova con tutti i dubbi sconvolgenti da che parte stare, e lei non vuole stare dalla parte della famiglia, che è una famiglia omertosa, e cerca e prova a ribellarsi. Veramente un grandissimo film, interpretato da attori non professionisti.